Maglio, ci sei? Maglio, sei connesso? Pronto! Oh! Quindi, a seguito di questo conflitto, le due fazioni contrapposte si lasciarono coinvolgere in una guerra che pensavano ingenuamente durasse pochissimo, ma che invece, come per effetto domino, trascinò dietro di sé anche l'Impero Ottomano, il Canada, l'Australia, gli Stati Uniti, l'Ungheria, la Cina e il Giappone, dando vita così ad un conflitto di dimensioni planetarie. Vedi, Maglio? La storia ci insegna che senza il dialogo si finisce sempre per fare la guerra. Prima guerra mondiale. Luglio 1914, novembre 1918. Le prime operazioni militari del conflitto videro la fulminea avanzata dell'esercito tedesco in Belgio, Luxemburgo e nel nord della Francia. Ma com'è possibile chiamata alle armi 1915? Siamo nel 2015! Maglio, se c'è scritto così, un motivo ci sarà. Su, forza ragazzo, zaino in spalle e vai! Questi dannati ungheresi non ci permettono la minima imprudenza. E sono dei tiratori formidabili. Quanti soldati si sono fatti accoppare per un non nulla, per un moto d'impeto. Quanti ufficiali di quelli eroici, ingenui ufficiali che non conoscevano ancora la musica si sono ritrovati con le scarpe al sole per non aver voluto accettare la logica ferrea di una guerra di talpe. Troppi ne ho visti venire fino quassù con le loro idee garibaldine. Fermi, ma che? È la prima luce del sole, la fucilata di un cecchino che se ne stava lì bello piazzato con la sua pipa in bocca, il suo boccale di birra. Pow! Siamo rimasti noi. Noi in piedi dall'altra parte, così a guardare la tragedia che si stava consumando. Giungevano fino a noi urla, lamenti laceranti di persone, invocazioni disperate. Ma io ho paura. Ammettere di aver paura è già una forma di coraggio. In questa maledetta guerra si salva solo chi non ha paura di ammetterlo. Vennero aperte le 6.000 bombole contenenti una miscela di oro e fottene. A cosa serve la guerra? Non mi rispondi? Ecco! Non lo sai neanche tu, vero? Serve per conquistare le terre. Oh, mi ha risposto. Ragazzo, ma che fai? Non fai... Torna subito qua! Vieni qua, scemo! Ti ammazzano, quindi coppa della guerra, matto, dove vai? Ma che ti metti a... Ma che fa? Saluto, dove che sta? Ma dove? La scampagnata, credo di fare. Scemo, vieni... Torna qua, scemo, pericoloso! Dacci una mano, scemo! Ti saluto e ti bacio di cuore e bacia le mie due bambine per me. Mi firmo il tuo per sempre marito, Claudino. Savoia! Battaglia del solstizio, 15 giugno 1918. Sul monte Grappa gli austriaci, protetti da una fitta nebbia, riescono a irrompere nelle linee italiane. 33, 32. Sei proprio uno sbruffone, Harry Gunther. 30, 29. Il terzo colpo non va a vuoto. Harry Gunther, il sergente Harry Gunther, morirà una manciata di secondi prima della fine. Anzi, prima dell'inizio. Sarà l'ultimo soldato ucciso nel corso della Prima Guerra Mondiale. L'ultimo di un conflitto costato all'umanità circa 17 milioni di vite. Aveva 23 anni. Si chiude così, in modo assurdo. Un conflitto cominciato 4 anni prima, in modo ancora più assurdo. Oh, daddy boy, the pipes are calling. From glen to glen,
and down the mountainside. The summer's gone and all the roses fallen. It's you must go and I must bide. But come ye back when summer's in the meadow.